Buongiorno dall'unità ambientale della Polizia Locale. Marciapiedi imbrattati, colpa dei cani o dei padroni? Parte un progetto sperimentale in collaborazione con l'ASL Napoli 1 e l'Istituto Zooprofilattico di Portici, che prevede la schedatura obbligatoria del DNA degli animali. In questo modo sarà possibile, con un campione degli escrementi raccolti al suolo, risalire al responsabile, cui saranno addebitati anche i costi delle analisi. L'iniziativa, già adottata in altre metropoli, sarà avviata nella municipalità Vomero Arenella. A Chiaia, multati i titolari di due caffetterie, sorpresi a sversare i rifiuti a terra e fuori dagli orari consentiti. In Piazza Vittoria, sequestrato un locale in ristrutturazione, i cui detriti venivano gettati nei cassonetti stradali. Controlli e multe anche per alcuni negozianti di Piazza Trieste e Trento, mentre in Piazza Carolina sono state multate due importanti attività commerciali che abbandonavano direttamente in strada i loro rifiuti indifferenziati. Sorpresi al Corso Malta, due lavoratori di una fabbrica di pellami che depositavano nei cassonetti stradali i rifiuti della lavorazione. Gli agenti della Polizia Ambientale e dell'Unità Operativa Poggioreale hanno denunciato il titolare per i reati ambientali e sequestrati i rifiuti. Nella zona dei Vergini, interrotta l'attività di un'officina meccanica abusiva priva di autorizzazioni e del contratto di smaltimento dei rifiuti. Per essere un buon cittadino, sappi che i rifiuti si gettano nei cassonetti dalle 20 alle 22. In tutta la città si effettua la raccolta differenziata, separa i rifiuti prima di buttarli. Se sei in un quartiere servito dalla raccolta porta a porta, deposita i tuoi sacchetti fra le 20 e le 22. Negli altri quartieri la raccolta differenziata si fa con le campane colorate, dove il vetro, la carta, la plastica e l'alluminio possono essere gettati a qualsiasi ora. Vernici, solventi, liquidi tossici, oli vegetali non vanno mai versati nel lavandino o nel water, altrimenti ce li ritroveremo nell'ambiente. Raccoglili in contenitori separati e consegnali in una delle isole ecologiche distribuite su tutto il territorio. I rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici, sanitari, non vanno mai abbandonati in strada. Si può telefonare al numero verde di ASIA 816 1010, che provvederà al ritiro gratuito sotto casa. Quando fai la spesa, scegli prodotti con confezioni poco ingombranti e usa le borse di tela al posto dei sacchetti di plastica, così risparmi e non inquini.